Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Omerta City of Gangsters. Riprendiamo la nostra partita. Ci eravamo lasciati lì che dovevamo cercare di arrivare a 1000 dollari. Io ci ero arrivato nel frattempo, anche perché era, cioè, solo questione di tempo di vendere un po' di alcolici e o rubarli e rivenderli. Io nel caso sono andato nei vari magazzini che c'erano, perché ci sono alcuni magazzini che vendono sostanzialmente sparatorie nell'ascondiglio. I criminali che avevano rapito Squink sono tornati per vendicarsi. Stavolta hanno portato i rinforzi. Sparagli tutti per proteggere la tua attività. Seleziona uno degli scagnozzi e premi. Ah, ok, quindi quelli ci hanno attaccato. Adesso dobbiamo andarli a spaccare il culo. Come vedete dalla mappa, ho sbloccato un altro po' di pallini là blu. Perché? Perché sono praticamente andato con uno dei due tipi lì, oltre a recuperare un po' di soldi, come detto, vendendo e comprando alcolici a dell'informatore. Sostanzialmente ti sbloccano solo delle cose in più nella città e cose del genere. Bene, quindi vediamo lì in basso, risoluzione in automatico, si può anche fare, ma perderemo, penso, perché abbiamo un 45%, ma noi lo facciamo a mano perché dobbiamo pestarci, quindi dobbiamo farlo a mano. E comunque, ragazzi, già dopo aver fatto quei video si vede che, cioè, a me, come detto, mi piace questo genere. Ditemi voi invece cosa ne pensate di questo tipo di giochi un po' gestionali, un po' così. Adesso vediamo un po' anche il fatto dei combattimenti, perché dal primo, oddio, non mi sembravano male, però non mi hanno convinto tantissimo sta cosa del combattimento. Ne mando uno alla volta perché, ma non me l'ha mandato. Ah, vedete, ci sta il gangster lì. Allora io salto il turno e lo faccio arrivare qua vicino, perché figlio di, io questo lo becco. 30% colpisci. Menu azione, vediamo che cosa abbiamo. Colpo di precisione, spende di più, però lo becchiamo magari un po' meglio. Vediamo un attimo. Così abbiamo il 58% di possibilità. Mancato e beccato. No, 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 annulla. Menu azione, ce l'abbiamo ancora. Ah no, no, non posso più fare niente. Vabbè, allora salta. Tanto non mi beccano neanche loro, presumibilmente. Ecco, qua lo impallettiamo. Qua lo impallettiamo. No, come non riesci a vedere? Ma che stai scherzando? Allora vai qua. Vai. E me lo impallini in modo brutale. Così, almeno lo becchi al 90%. No, ma sei un pirla. Ma gli stai sparando? Mira. Ah, attacco RT, sono un coglione. Io stavo prendendo A, giustamente. Sì, ottimo lavoro ragazzi. Ottimo Ok. Vai. lavoro ragazzi. È Bella lì. il Andiamo momento di anche con. cominciare a muoversi. Allora, facciamo che lo metto qua. Vai. Batti. Ci arrivi qua, grande. Nasconditi. Perfetto. E salta il turno. Vediamo questo che fa. Aia, 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 aia. Guarda sto bastardo. Attenzione, ce n'è un altro. Hanno portato i Sì, rinforzi, come ha boss. detto. Lo riesce a beccare questo? 87%, ok. Ma come manca? Ma. Ok, allora dobbiamo ricordarci di D'accordo, andiamo. fargli aumentare la precisione, perché è un salame. Come 80%? Ma ce l'hai dietro? 80%, ma stiamo scherzando. Ma come manca? Niente di personale. Ma no, è molto di personale. Ce la fai a nasconderti qua? No. E allora. No, rimani là. Perché questo momento. Guarda quello, da là mi sta sparando. Incredibile. Allora, io con il mio personaggio posso arrivare qui? Sì. Anche qua. Grande. Sono E pronto, salta. boss. Tu vieni qua e spacchiamo dei culi, ragazzi. Dobbiamo fare delle. Da qua non lo beccherò né ora né mai. Qua ci arrivi? No, vabbè, sti cazzi. Vediamo dove arrivi. Ah, proprio là, dritto per dritto. Giustamente perché non ho visto. D'accordo, andiamo. Ah, tocca ancora a noi. Allora, con questo tu mi vai. Qua ci arrivi? Sì, grande. E me lo spara. Come non me lo becchi? Ma dalla finestra ci stava sparando quel bastardo. Vabbè, provaci. Mancato, vabbè, giusto così. Ci sta.
Fragolato, mancato. E sì, va bene, non è boss. là. Ma c'è. Ah, c'è la porta. Dicevo, c'è una porta da qualche parte per poter andare. No, qua devi andare. Vai. Non so se riesci ad arrivare qui. No. Allora mettiti qua dietro. No. Vabbè, state là, fanculo. Guarda quel. Guarda. È il momento di cominciare a muoversi. Figlio di maiala. Qua. Lo dobbiamo inseguire quel bastardo. Vai qua nel vicolo. Cioè, nel vicolo. Provaci. Sì, boss. Salta. E tu ci riesci ad arrivare qua, grande? Ma se faccio. Cioè, non ti puoi sporgere? No, vabbè, allora salto il turno. Attenzione. Guarda. D'accordo, guarda, andiamo. E mo ti faccio il culo a strisce perché. Niente Oddio, personale. Abbiamo finito. Sparatoria, hai vinto. Ok, non è stato semplicissimo. Più che altro perché c'è un po' da calcolare queste cose. Sì. Sti movimenti. Per il resto vediamo un attimo. Sono dimostrati ostinati finché non ho dato loro una bella lezione. Grande, Alex. No, non torneranno, gli spezzeremo le mani nel caso. Temo che abbiamo fatto troppo rumore da queste parti. Credo sia meglio raccogliere quello che abbiamo vinto e spostarci in un'altra parte della città. No. Come ho vinto? Il parco giochi del mondo. Obiettivo sbloccato, il parco. Forse era lì. Io, Squiggs e quegli sbruffoni ci saltarono addosso. Ed ebbero quello che meritavano. Squiggs perse due dita. Io, la persona che ero prima di allora. Subito dopo, con la pistola carica sempre in mano, circondato da cadaveri, mi resi conto di aver oltrepassato il punto di non ritorno. Vabbè, pazienza. Siamo dei gangster. La legge non poteva difendere me e i miei cari. Non mi serviva a nulla. Se non c'era un lavoro retribuito per me, sarei diventato il capo di me stesso, con le mie proprie leggi. E se questo fa di me un gangster, allora sì, sono un gangster. Ok, quindi era, credo, più che altro un tutorial questa prima zona, forse. Vediamo un attimo. Faro. Seleziona un quartiere, sì. Che figata, raga. Le cose non hanno dato i risultati sperati, ragazzi. Ma come? Sembra ci sia della concorrenza nella nostra nuova attività. Dovremmo proteggere ciò che è nostro. E se qualcuno prova a metterci sopra le sue luride mani, beh, lo aspettano grossi guai. Sì. La cattiva notizia è che la baruffa che abbiamo combinato ha spaventato alcuni clienti e nessuno vuole fare più affari con noi. Quindi creeremo da soli la nostra rete di distribuzione e le nostre provviste. Un birrificio qui, uno spaccio d'alcol clandestino lì. E saremo di nuovo pronti a ripartire, men che non si dica. Grande, grande. Presenza della polizia molto basso, vai. Quindi quartiere per quartiere dovremmo farci strada per Atlantic City. E a me, dicevo, non mi dispiace affatto questo gioco. Poi ho visto là, ho fatto un po' di giri praticamente dei magazzini. Potevamo anche aumentare il, arredare, come detto, il nostro quartier generale. Aumentare anche i cosi, la... Il rifornimento. Mio nome è Emmett, ma tutti mi chiamano Doc. Ho sentito che vuoi entrare nel giro degli alcolici. Tipo Emmett Doc Brown. L'affare migliore sarebbe quello di mettere su un birrificio. Hai bisogno di qualcuno che sappia come produrre della birra di qualità. Quindi, tanto per dire, sono proprio l'uomo che stai cercando. Non lavoro gratis, ma sembri un tipo in gamba. Quindi possiamo trovare un accordo. Obiettivo, ingaggiare Doc. Perfetto, come dicevo, ragazzi. Fermo un attimo qua, almeno vi dico un po' delle cose della scorsa partita. Dopo ho iniziato a far soldi, diciamo, comprando dai magazzini che si possono anche affittare per aumentare le riserve, perché noi abbiamo un limite di roba che possiamo accumulare. Quindi nel caso o aumentiamo il nostro la nostra casa, lì c'erano l'aumento di livello del quartier generale in modo tale da poter accumulare più oggetti, oppure affittavamo un magazzini che possono essere affittati solo se abbiamo una buona, diciamo, un buon rapporto con i proprietari, così come non possiamo acquistare o vendere alcolici a chi non è in buoni rapporti con noi. Quindi questo è il quartiere un po' più grande. Dobbiamo ingaggiare il tipo. Ok, come com'è che si faceva?
Ah, sì, ok, così. Emmett Doc ingaggia. Sei sicuro di voler ingaggiare Emmett Doc? $24. Ah, questo è un botto di soldi. Vabbè. Talenti, bende, guarisce le ferite del bersaglio o lo rianima. 50% della salute attacco ravvicinato una sola volta per ogni missione. Perfetto. Sì, va bene, ci va Grazie, bene. boss. Beh, Ora facciamo un figurati. giro su quel birrificio. Sì. Che te lo devo comprare pure il birrificio. I birrifici hanno bisogno di molto spazio, per questo devi utilizzare degli edifici per costruirne uno. Mentre ti occupi di questo, io vado a menare qualcuno nel pub. Obiettivo: seleziona un edificio col simbolo della cassa e usa l'azione affitta per comprare un nuovo edificio. Bellissimo. Allora, la cassa, la cassa, la cassa, la cassa. Vabbè, era sempre questa zona perché vediamo le. Era la casa o la cassa? La casa, presumo. Quindi era questo, affitto edifici, costo in denaro sporco. Questa è la nostra casa, come vedete il nascondiglio. Possiamo aggiornamento. Upgrade di livello 2, costa 500, 20 deposito extra. Adesso siamo a 50. Ah, quindi mi ha tolto tutti i depositi di prima. Vabbè, pazienza. Siamo a 3.900 dollari, quindi abbiamo un bel po' di soldi. Questo costa 396 di denaro sporco. Affitta edifici. Il proprietario ti trova simpatico e abbasserà il prezzo a 400. Il prezzo di 400. Ah, che culo, quando cazzo sta per travesti come si deve uno scagnozzo e mandalo ad affittare l'edificio. È ora di Affitta. sporcarsi le mani. L'abbiamo affittato? Uno dei tuoi scagnozzi sta già facendo affari qui. Ah, ok. Il faro di Absention. Contrabbanda. Il vecchio che si occupa del faro conosce gran parte dei trafficanti che operano nel golfo di Absecon. Può ottenere merce illegale e dei prezzi bassissimi. Ottima cosa. Altra cosa che mi ero dimenticato era che potevamo, vabbè, fare delle missioni come avevamo già visto quando andiamo qui. Degli incarichi. Noi avevamo fatto quello della birra, ma c'erano anche quelle degli armi, denaro sporco che mi aveva sbloccato. Vabbè, vediamo. Questo è lo spirito giusto, boss. Facciamo scorrere la birra. A fiume, doppio malto bionda, come detto nello scorso video. Ci stiamo occupando di un nuovo affare, bellezza. Sarò più vecchio, ma sono bene. So bene come funzionano queste cose. Vabbè, devo premere Y per scorrere e visualizzare i ritratti dei tuoi gangster, le attività in tuo possesso e i lotti di terreno. Usa LBRB per evidenziare l'icona edifici e premi A per selezionarli. Oppure puoi selezionare un edificio spostando il cursore su di esso premendo A. Ok. Vabbè. Premi A per avviare una nuova attività. Sistema. Bellissimo. Possiamo farci un birrificio. Un covo, mi togli qualcosa. Allora, il birrificio produce birra a basso costo. Costa 100. Covo. Covo diminuisce la rabbia e offre opportunità di rapina. Deposito segreto. Nascondi la tua merce in questo posto. Perfetto. Ogni giorno importa birra, liquore e armi. È necessario un nascondiglio di livello 2. È necessario un nascondiglio sempre. Dei poveri distribuisce pranzi gratuiti e migliora il tuo livello di gradimento. Mensa per i poveri, distilleria. Qui facciamo il liquore. Ragioniere. Con il riciclaggio del denaro. Hotel e casino, livello 3, contraffattore. Stampa denaro sporco. Ma che spettacolo. Grossista dei gangster. Vendi qualsiasi merce in cambio di denaro sporco. Solo ordini di grandi quantità. Sindacato. Raccoglie quote denaro sporco e livelli di temibilità e gradimento aumentano l'efficienza. Vabbè, Un verificio. vero boss non teme il lavoro umile. Ok, credo ci sia andato il boss, quindi. Poi andremo dall'informatore, perché come vedete, l'informatore sono quelli che ci sbloccano queste icone, queste opzioni della città, o in questo caso del quartiere di Atlantic City. Questo è un po' più grande dello scorso. Credo che andremo man mano a crescere sempre di più. Vediamo se. Ah, abbiamo tra le mani un bel lavoretto, amico. Ok. Non ho Grande, mai si fa birra. fallito un dito, ma so ancora come gestire le cose. Stiamo messi bene allora.
Abbiamo creato e messo in funzione il nostro birrificio. Presto avremo la nostra prima cassa di birra. Se spendi altri spiccioli possiamo migliorare la produzione del nostro birrificio. Ogni attività può essere migliorata attraverso gli aggiornamenti. Per aggiornare un'attività selezionala e scorri con il pulsante aggiornamento tramite la freccetta. E premi A. Nel menu aggiornamento seleziona l'aggiornamento che vuoi acquistare e premi A. Ok. Allora. Aggiornamento. Questo aggiornamento 1, a questo aggiornamento 2, vabbè. L'aggiornamento 1 aumenta la della produzione. Vabbè, costo 900 denaro sporco più 20 efficienza, vai. Non ho mai dubitato di te, boss. Il prossimo passo è quello di mettere su uno spaccio clandestino di alcol, in modo da poter vendere la birra che ci fornisce il nostro nuovo birrificio. Grande, stiamo entrando proprio nell'era gestionale qua, nel fulcro alcol a palate. O meglio, assecchiate. Per stabilire uno spaccio clandestino di alcolici devi prima affittare un locale. Cerca un edificio con il simbolo di una tenda. Usa gli informatori per perlustrare il quartiere finché non trovi un locale. Obiettivo, affitta un locale, ok. Ma io direi di... Allora, visto che noi abbiamo la mente gestionale qua. Aggiornamenti. Aggiorniamo direttamente di livello 2. Più 15 il livello di gradimento, almeno. Famo dei danni. Ok, mandiamoci il... Vabbè, ci mando questo. Infatti, muoviti. Almeno vediamo un attimo dov'è un edificio che possiamo utilizzare per andare a ad aumentare il coso. Direi anche di spendere qualche soldo per aggiornare questo, dai. Perché almeno abbiamo il livello extra di deposito. Vai. Vedete? È aumentato la casa, è diventata un po' più grande. Poi si possono acquistare anche... Prima avevo provato con l'altra casa ad aumentare, modificare qua il... Lo steccato, recinto, vedete. Se andiamo in arreda, recinto, vialetto, giardino e cose del genere. Allora, vediamo quello che ha finito. Bel lavoro, boss. Ok. Vincenzo Squints ha trovato 6 punti di interesse. Questa è la tenda. 39 per gli stipendi degli scagnozzi. Stiamo spendendo un mucchio di soldi affitto edificio. Questo è un altro informatore. Gli informatori sono il fulcro. Questo è una distilleria, noi ci serve questo per... vai, di fronte casa. Affitta, il proprietario deve essere simpatico ed è il prezzo di 400, ok. Perfetto, affittiamo il locale e iniziamo a spacciare la nostra birra. Ah, proprio siamo andati così. Sta facendo affari, vediamo. Pagato, bella. È per questo che sono il boss. Infatti, mica... Pizza e figo, come dicevo. Aspetta, no, ho sbagliato. Vacca di quella troia. Dovevo affittare questo, non quello. Cazzo. Il proprietario mi trova simpatico. Vabbè. Vai di fretta, boss. Vai di fretta, ho capito. Ma cazzo, ho sbagliato. Ho affittato sto cazzo di locale. Mo che minchia ci faccio. Vabbè, ce lo teniamo per dopo, magari. Se dobbiamo fare qualcosa. Sistema, in che senso? Birrificio, covo, deposito. Vabbè, poi vediamo. Dai. Maledizione. Mi ho fatto andare fuori. Ottimo lavoro, boss. Ora grazie. Creiamo il nostro nuovo spaccio di alcol clandestino. Ok, lo spaccio clandestino vende birra e produce un flusso costante di denaro sporco. Lo spaccio clandestino frutterà ulteriori guadagni se lo riforniamo anche di liquore. Seleziona il locale che hai appena affittato. Ecco. Per il sistema seleziona lo spaccio clandestino nella lista delle attività. Obiettivo stabilire uno spaccio clandestino. Allora, sistema. Non mi aveva detto sistema? No, forse era questo. Cazzo. Sistema e spaccio clandestino di alcolici. Ah, possiamo farci anche. Bellissimo, aspetta, vediamo. Lo schema Ponzi serve per accumulare denaro sporco in base al tuo livello di gradimento. Racket delle estorsioni. Arena di pugilato. Banco dei peni. Pizzeria del Don. Che spettacolo. Al liberatore, una farmacia, un negozio d'armi e l'usuraio. Vai, spaccio di alcolici. Non perdo tempo in chiacchiere, boss. Che spettacolo. Diventeremo i boss di Atlantic City. Tanto già abbiamo affittato quest'altro locale, quindi nel caso siamo già parati per fare qualcos'altro di cattivissimo. Nel frattempo direi di mandare quell'altro qua per un po' di informazioni. Tanto ci stiamo, vai vai. Vai tu, tranquillo. Vai vai. Bella. Il nostro nuovo spaccio di alcol clandestino si sta rivelando meno proficuo di quanto ci aspettavamo. Perché? Pare che abbiamo della concorrenza in questa zona. Vabbè, dobbiamo andare a sparare a qualcuno. Lo spaccio clandestino indipendente vicino al faro ci sta rubando i clienti. Entrambi gli spacci
Il nostro e quello indipendente funzionano con una bassa efficienza, ricavando così meno di quanto dovrebbero. Ci sono due modi per affrontare la concorrenza: puoi costringere il proprietario a chiudere lo spaccio, puoi rilevarlo. Ho raccolto le risorse necessarie per entrambe le azioni. Seleziona lo spaccio indipendente, l'azione auto in corsa o acquisto. Ma io sinceramente direi a questo punto acquisto. Ma devi dirmi qual è però, vicino al faro che è questo? Spaccio clandestino di alcolici, io direi di acquistarlo. Acquista. Andiamoci. Vabbè, Sono un po' fuori allenamento, ma lo farò. ok, questo significa che ci spelleranno come dei polli. Vabbè, perché l'altro stava cercando informazioni qui. Meglio acquistarlo, ci facciamo un bel quartierino nostro, poi. Se vuoi che una Abbiamo cosa venga fatta bene, devi fartela da solo. 7 punti di interesse. Questo cos'è? Villa vice sceriffo. Villa Re del Crimine. Altro informatore qui. Ok, non mi ritrovo tanto con la cosa là sopra, perché no, devo andare da quest'altro lato. Quelle che ha scoperto che sono. Ah, quindi venditore d'armi, altro spaccio clandestino alcoli grande. L'affare è Ok, andato a buon fine, boss. doc. Perfetto, Ora una offerta abbiamo anche un altro irrinunciabile. spaccio di alcol clandestino. Naturalmente ora dovremmo rifornire entrambi gli spazi con birra e liquore. A loro efficienza e i loro guadagni rimangono uguali. Aggiorna la tua casa per sbloccare nuove attività. Aggiorna La il tua nascondiglio a nuova livello 2, casa già è fatto. fantastica, boss. Ti Ora piace, Freddy? possiamo espandere le nostre attività. Faremo dei bordelli. Ora, in tutti i sensi, nel senso sia li costruiremo che faremo dei danni, inteso come quello. Ora puoi creare una pizzeria che svolgerci le nostre attività illecite e aumentare l'efficienza di tutti gli altri locali in nostro possesso, incluso lo spaccio. Anche se la pizzeria sembra un'attività di tutto rispetto, la gente del posto comincerà ad avere sospetti. Addirittura potrebbero credere che ci sia sotto qualcosa di losco e pericoloso. Vedi, ste pizzerie d'oggigiorno. Per questo il livello di temibilità aumenterà. Obiettivo stabilire una pizzeria, il Don locale. Ah, ci avevamo già questo, quindi utilizziamo questo, perfetto. Sistema. No, ho sbagliato. Quale cazzo era, scusa? Spaccio clandestino. Non era questo che potevamo fare. Sistema. No, non era questo, era. Era sempre la tenda quella che potevamo fare. Aspetta, intanto vediamo gli aggiornamenti. In teoria, co cosa potremmo fare? Aggiornamenti. Acquisto aggiornamento. Promuovi birra. Più 50% dei guadagni dalla birra. Più 10 deposito. Allora, il primo me lo compro. Mi compro pure il secondo, vai. Grande. E direi anche questo. Come si dice, ragazzi, chi più spende meno spende. Per far soldi bisogna spenderli. Vai. Sia il primo che il secondo, vai. Ti giuro, Tony, Abbiamo sono decisiva 37 da dollari, cazzo. la miglior pilota e contrabbandiera di questo lato dell'Atlantico. Ok. Ho sentito dire ottime cose su di te. Voglio che lavoriamo insieme. Lascia che ti dimostri che sono 1000 volte più in gamba della gente con cui lavori adesso. Dovresti licenziarli e ingaggiarmi al loro posto. Risultato. È stata sbloccata, ok. No, per adesso non voglio ricentare. Vabbè, se che squinza è un salame, però. Quindi dovrei comprarmi un'altra tenda, cosa che non posso fare assolutamente al momento perché non ho soldi. 100 dollari, quindi pian piano stanno aumentando. 121, ok, perfetto. E tra l'altro non so dove sia un'altra tenda, eccola qui. 174 di denaro sporco. Vabbè, aspettiamo un attimo, tanto si accumulano piuttosto velocemente. Una cosa che non possiamo aumentare la, diciamo, la velocità dello scorrimento del tempo. Comunque, vabbè, ragazzi, io a questo punto direi che ci possiamo salutare anche qui. Nel prossimo episodio apriremo la nostra pizzeria The Don. Per adesso io vi ringrazio per aver seguito questo video. Stiamo iniziando a carburare, stiamo iniziando a fare il nostro quartierino bello malfamato. Mi sembra anche giusto così. Ho pagato un po' di stipendi, maledizione. Stiamo iniziando a fare la nostra birra. E niente, noi ci vediamo allora al prossimo video. Conquisteremo tutta Atlantic City un passo alla volta. Un saluto a tutti. Vi raccomando, iscrivetevi anche alla pagina Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.